dammi! Sono fuggiti e io dovrei curarti con il miele?
Ci sento ancora. Ti aiuto io. Thank you.
Con i cioccolatini senza di me. Che splendida giornata, orso! Cosa c'è nella scatola? Sono dei cioccolatini per me? È squisito, ma ora è poco. Ancora! 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 Molla! Questo cioccolatino è mio! Ghiaccio si sciolgono sotto il sole di primavera. Non era quella giusta per noi. Dagli alberi, i ruscelli di andiamo a giocare. Ed in cielo l'arcobaleno ci ricorda ancora che l'amicizia più grande e bella è quella fra me e te. Come il fiume ed il mare, come il sole ed il cielo, come gli alberi e il mondo, siamo amici davvero. Com'è bello giocare, com'è caro un pensiero, com'è dolce sapere che siamo amici davvero. Com'è dolce sapere che siamo amici davvero.
acrobazia? Sono davvero carini. Come si muovono? Orso, ho preso un pesce. E tu hai preso un pesce. Quando prenderò un pesce, prenderò un pesce. Perché non prendo un pesce? Che pesce prenderò? Lo prenderò? Ho preso un pesce. Che pesce prenderò? Prenderò un pesce. Orso, ho preso un pesce. Impariamo a credere ai miracoli. Anche tu crescendo imparerai. Scuote la sua coda il pesce d'oro. Esprimi un desiderio e tu vedrai. Si avvereranno tutti i sogni tuoi. La tua fortuna riconoscerai. Siediti e aspetta con pazienza. Qualcosa presto o tardi prenderai. Si avvereranno tutti i sogni tuoi. Nelle mani un dono stringerai. Scuote la sua coda il pesce d'oro. E dona ai suoi amici la magia.
non c'è nessuno qui? Dove siete finiti? C'è qualcuno giù nel pozzo? Posso saltare ancora? Ciao! A casa. Ah.
ce l'hai fatta! Dammi la zampa! Orso, ma stai dormendo? Giochi con me, orso! 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 Insomma, ti vuoi svegliare? Pancino ha tanta fame. Thank you.
cominciare la partita decisiva per il campionato. Se i rossoblù si aggiudicheranno il match, saranno i nuovi campioni. Ecco, è tutto pronto. I giocatori sono posizionati al centro del campo. Aspettano solo che la... Azione pericolosa della squadra rossoblù che avanza verso la porta avversaria. Il gioco riprende con un calcio di punizione per la squadra avversaria, ma il giocatore dei bianchi viene anticipato dal difensore dei rossoblù, che ripartono in contrattacco. L'azione si sviluppa sulla fascia sinistra. Ecco che parte un ottimo cross. Il Buon pomeriggio, cari telespettatori. Eccoci al nostro appuntamento settimanale con la salute. Oggi scopriremo vari modi per eliminare lo stress. Stress? Vorremmo suggerirvi alcune tecniche rilassanti che possono alleviarvi e ridurvi lo stress in soli 10 minuti. Cominciamo con la più semplice. Sedetevi su una poltrona confortevole e respirate normalmente. Oppure assaporate una tazza di tè alle erbe. Evitate ogni pensiero negativo mentre lo sorseggiate. E ora possiamo suggerirvi un'altra tecnica per rilassarvi. Riempite la vasca di acqua calda e preparatevi per fare un bel bagno. Mentre siete nell'acqua, eseguite alcuni esercizi respiratori. Prendete un respiro profondo e, mantenendo la bocca chiusa, immergete metà viso ed espirate dal naso. Fatelo molto lentamente. Ricordate però che nessuna tecnica di rilassamento è una bacchetta magica che fa sparire come per magia i vostri problemi. Si tratta solamente di un aiuto un cellulare! Dammelo! Devo andare nel bosco? E se ci sono i lupi? Con occasioni da entrambe le parti. I rossoblù sono ancora in vantaggio per 1-0, ma i bianchi si sono resi spesso pericolosi. Mancano ancora 8 minuti alla fine dell'incontro, più l'eventuale recupero che deciderà l'arbitro. C'è il numero di orso. Ecco che il 7 dei rossoblù simbola sulla fascia. Supera un avversario. Faccio di nuovo il numero. Calcio di rigore per i rossoblù. Provo a fare ancora il numero di orso. Il giocatore aspetta solo il fischio dell'arbitro. A me sembra che sia occupato. I rossoblù sono sul 2-0. Ti dico una cosa. Scappiamo! I rossoblù sono i campioni, lo stadio è tutto di figlio!
rispondevi? La mia farfalla. Che devo fare? Vuoi che faccia la guardia alle carote? No, vado a giocare con la mia farfalla. Con questo cappello faccio la guardia. Faccio la guardia a tutte le carote. Faccio la guardia a tutte le carote. Faccio la guardia. Aspetta, ora ti prendo!
cercato di scappare, ma Masha non sfugge nessuno. Che altro posso sorvegliare? Allora ci vediamo dopo. Faccio la guardia a tutte le carote. Mattinata! Però non ho nessun amico. Quanto mi annoio! Perché si aggira in quel modo furtivo? Ha appuntamento alla stazione? Con chi? Ciao, ma come sei carino! Vedrai che faremo amicizia. Voglio farmi bella quando incontro nuovi amici. Allora, quando sei arrivato? Dimmi, hai fatto buon viaggio? Orso, perché non ci presenti? Oh, sei davvero molto educato! Puoi chiamarmi semplicemente Masha. Questo posto? E che ne pensi del nostro clima? Guarda il paesaggio a destra, guarda il paesaggio a sinistra. Mi dispiace, ma ora la strada ha un po' di buche. Oh, benvenuto nella nostra casa! Thank you.
Non vedo l'ora che torni. È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho giocato a dama. Cucinare. Thank you.
detto tutto quanto, adesso ho fame. Che cosa ancora? Ma non c'è nient'altro? Oh, ho combinato davvero un bel pasticcio. Dunque, dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono clicchiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!